Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi vi do il benvenuto in questo nuovo titolo che penso molti di voi abbiano riconosciuto da questa schermata. Ragazzi, benvenuti su 60 Second! Dopo aver visto vari video su YouTube, perché comunque non è un videogioco uscito l'altro ieri, ho deciso anch'io di acquistarlo perché volevo provarlo in prima persona. Come potete vedere la lingua... ho messo italiano come lingua perché l'hanno inserita. Andiamo subito a fare nuovo gioco. Allora, addestramento, apocalisse, raccolta, sopravvivenza. Allora, facciamo apocalisse. Come difficoltà, vediamo. Mettiamo difficoltà normale, va bene. Iniziamo subito. Perfetto ragazzi, eccoci qua. Allora, diamoci subito un'occhiata in giro. Tanto adesso partirà il cronometro. Allora, io mi metto qua vicino. Perfetto, possiamo già raccattare un po' di roba. Prendi. Ok, perfetto, ho preso un po' di zuppe. Allora, perfetto, butta lì. Qui vedo mia moglie, presa. Poi prendiamo questa. Questa, ok. Veloce, butta dentro. Ok, poi c'è dell'acqua. Delle zuppe. Ok, non so come andrà a finire questa partita. Ragazzi, cercherò di fare del mio meglio. Ok, prendi questa. Abbiamo preso l'accetta. Vai. Ho ancora un giro. Posso fare ancora un giro. Prendi Timmy. La ragazzina la lasciamo qua. Il fucile non ci sta. Prendi l'acqua. No, via. E devo buttarmi dentro? Mi sa di sì. Mi sa che non c'è più tempo, probabilmente, perché di solito so che è un minuto. Infatti non c'era più tempo. Vediamo quanta roba ho preso, perché questa qui è la mia prima partita, quindi non so se giocherò bene o giocherò male. Allora vediamo subito, eh. Giorno 1, signori. Non ho preso praticamente nulla. Allora ho la maschera antigas, un bel po' di zuppe, acqua abbastanza, però potevo prenderne un po' di più. Ho un'accetta, la torcia, la radio, il fucile, siamo in 3. Vediamo cosa dice il manuale. Ci siamo nascosti quasi tutti nel bunker, quasi. L'unica cosa che ci resta è iniziare a sbizzarrirci con le ricette di zuppa in scatola. In effetti ne abbiamo un bel po'. Abbiamo il fucile. Perfetto. Un'abbondante scorta di acqua significa che non ce ne dobbiamo preoccupare per un bel po' di giorni. Questo è il bunker più fornito che abbiamo mai visto. Beh, potevamo prendere qualcosa di più. Razioniamo il cibo. Ok, io di zuppe ne ho volontà. Più che altro è l'acqua che mi preoccupa un po'. Abbiamo sempre voluto fare una festa con una grandissima torta. Per qualche ragione non ci siamo mai riusciti. Una volta ci avevano promesso una grande torta. Purtroppo si è rivelata poi una bugia. È stata una delusione. Eravamo dispiaciuti. Appena le nuvole radioattive saranno scomparse, ci procureremo una bellissima torta. Va bene, passiamo al giorno 2. Non ho dato naturalmente da mangiare a nessuno. Vediamo cosa ci dice qua. Forse programmare i nostri spostamenti dovrebbe essere una cosa su cui discutere dopo essere usciti da qui. Ok, Ted sta bene, Dolores se la cava bene, Timmy sembra di stare bene. Sembra stare bene. Perfetto, non gli diamo ancora da mangiare, tanto stanno tutti benissimo. Ted sembra in ottima forma per una spedizione. Dolores può essere inviata alla spedizione. Allora facciamo che prepararla e poi decideremo domani chi mandare. Anche se onestamente per il momento non manderei fuori nessuno. Perfetto, giorno 3. Non manderei fuori nessuno perché comunque per il momento siamo a posto. Abbiamo smesso di litigare, ma per quanto tempo? Timmy non ha bisogno di tanto, ma sicuramente deve bere. Allora gli diamo da bere anche a Dolores e a Ted. Perfetto. Ok, beh che potremmo mandarli fuori con la maschera antigas. Quasi quasi manderei Timmy, va. Allora facciamo che cominciare a preparare lo zaino. Questi deserti radioattivi sono pieni di personaggi strani, come quei due, che sono venuti a trovarci oggi. Uno di loro teneva nelle mani due sassi che batteva uno contro l'altro. Allora, purtroppo non abbiamo una mappa, quindi non possiamo aiutarli. C'erano praticamente questi due che ci chiedevano aiuto. Allora, Timmy sta sempre fissando il vuoto.
Non smettevano di ridere, i nostri ospiti non l'hanno presa. Non smettevamo di ridere, i nostri ospiti non l'hanno presa bene. Si sono allontanati saltellando. Ok, erano impazziti. Timmy è molto coraggioso nonostante le circostanze terribili e i pericoli che possiamo incontrare. Ok, nessuno ha bisogno di mangiare, quindi possiamo proseguire. Direi di mandare Timmy con la maschera antigas. Perfetto, vediamo e speriamo che ci porti un po' d'acqua. Più che altro speriamo che torni. Più che altro. Allora, Timmy è partito. Ted dice che dobbiamo essere preoccupati su di lui. Sta bene. Allora, diamogli comunque da mangiare un po'. Perfetto. Cos'è stato un ratto? I ratti di solito sono più piccoli dei gatti. E questa coda doppia. Allora, usiamo l'accetta, va. Teniamo pulito il bunker perché se no non ce la facciamo. Ok, l'accetta è ancora lì. Fantastico. Le nostre lattine sono salve. Peccato per il mutante peloso. Sembrerebbe che siamo ancora in cima alla catena alimentare. Buon per noi. Dolores dovrebbe bere ogni tanto. Ted dovrebbe bere qualcosa. Allora, diamo da bere entrambi. Timmy, ti prego, ritorna. Buone notizie. Il governo ha appena annunciato che ci saranno lanci aerei di casse piene di rifornimenti nella nostra zona. Caspita, l'abbiamo mandato fuori qualche giorno fa. Finalmente si rendono utili. Dovremmo uscire in superficie per arrivare a quelle casse. Però non ho più la maschera antigas. Chissà se ho fatto bene a mandarlo fuori prima. Non è ancora tornato Timmy, e ha la nostra maschera antigas. Era troppo pericoloso andare là fuori senza alcuna protezione, quindi abbiamo deciso di rimanere dentro, ascoltare la radio. Cosa fa Ted? Niente di particolare, tranquillità, silenzio, nessuna rivelazione. Ok. Quando oggi abbiamo aperto il bunker per far entrare l'aria fresca e radioattiva, abbiamo trovato una piccola valigia. Non c'era scritto niente, non c'era nessuno. Dobbiamo guardare dentro? Ma io direi di sì. Proviamo a guardare, speriamo di essere fortunati. Vediamo cosa c'era, vediamo. Aia, Ted è ferito e non ho il medikit. Era una trappola, dentro non c'era niente a parte la spazzatura. Appena abbiamo aperto la valigia è esplosa. Ok, entrambi sono stati feriti. Allora entrambi diamo da mangiare almeno. Caspita. Che ne dite del viaggio in Nevada che abbiamo sempre rinviato a dopo? Forse dovremmo andarci. Sarà la nostra prima meta dopo essere usciti da qui. Se esisterà ancora il Nevada, più che altro. Giorno 14. Sembra tutto nella normalità. Allora, ci siamo messi in contatto. I militari sono là fuori e stanno arrivando a soccorrerci. Tutto quello che dobbiamo fare ora è aspettare pazientemente. Ok, dobbiamo aspettare. Diamo da bere e da mangiare a tutti e due. Anche se aspettate, Ted sta bene, no? No, Ted allora niente. Solo Timmy. Sopravvivere sottoterra non è mica una camminata. E non credo, che lo sarà neanche dopo. Speriamo torni Dolores. È tornata Dolores. È tornata Dolores. Ted si è ammalato e vai. Che bello. Allora, vediamo. Ha riportato l'accetta. Pochi edifici nella nostra città avevano erano sopravvissuti all'esplosione. Uno di questi era la stazione locale degli autobus, che era vuota però. Allora, oh, ha portato dell'acqua, due di acqua, fantastico. Timmy forse non sembra, ma è un ragazzo forte, se la cava bene. Dolores non ha mangiato da un bel po', Dolores è davvero stanca, Ted ha contratto qualche malattia. Allora, bevi Dolores, bevi Ted. Timmy lo lasciamo così. E ok, per il momento non ripartirei, anche se abbiamo bisogno assolutamente di un kit medico. Ok, Ted purtroppo è ammalato. Dolores non ha mangiato. Timmy non si è ancora ripreso. Le sue ferite stanno ancora guarendo. Ted soffre sempre per le ferite che ha subito. E allora, diamogli ancora da mangiare e da bere. Anche se avrei preferito non darglielo. E aspettate. Vabbè, prepariamo una spedizione e mi tocca usare la radio, ragazzi. Mi tocca usare la radio perché non ho né il libro né la cartina. Giorno 17. La radio è salva.
Sono tutti in condizioni pietose. Allora, il rifugio si è riempito d'acqua piuttosto rapidamente. Avevamo paura di annegare qui dentro. Con la testa appena sopra l'acqua siamo riusciti ad aprire il portello e darci alla fuga. Ok. Ted sta bene. Diamo da mangiare a Dolores. E manderei Ted a questo punto. Almeno così magari può combinare qualcosa. Diamogli l'accetta e via. Vediamo cosa ci combina Ted. Tutto perché ho aperto quella valigia. Tutto perché ho aperto quella valigia. È tornato Ted, signori. È tornato Ted con delle munizioni. Ok. Ha portato anche il libro dei Boy Scout. Fantastico. Fantastico. Allora, Ted è veramente distrutto. Allora, via, oggi giornata speciale, mangiano tutti e via. Non si parte per nessuna spedizione. L'esercito sta trasmettendo di nuovo. Facciamo dei segnali con la torcia elettrica. Vediamo se funzionano. Giorno 24. Yeee, siamo tutti ammalati. La torcia ha smesso di funzionare, va bene. E per fortuna l'abbiamo aggiustata appena in tempo per sentire il rombo lontano dei motori aerei. Ok, Ted ha fame. Sono tutti KO. Sono tutti KO. Il grido "aprite in nome della libertà" è arrivato fuori dalla nostra porta. Non eravamo sicuri di chi fosse ad affermare di rappresentare la libertà, ma si capiva che era un gruppo di persone, probabilmente armate. Chiunque si presenti in questo modo probabilmente non avrebbe scrupoli a uccidere in nome della libertà. A questo punto rischierei. Magari ci va bene, magari ci va male. Vediamo un attimo. Al massimo abbiamo un fucile. Giorno 25. Ok. Ci siamo pentiti di aver aperto la porta allo stesso istante in cui abbiamo visto chi c'era sull'altro lato. Facce scure, fucili e sguardi determinati di una banda di adolescenti. Siamo morti, abbiamo pensato. Poi, di punto in bianco, uno di loro ci ha chiesto se eravamo con i rossi. Non abbiamo mai tifato i Red Sox, quindi abbiamo risposto con un deciso no. La tensione è scesa. E ci hanno dato 2 di acqua. Fantastico. Senza il nostro aiuto Timmy non guarirà. Potrebbe perfino peggiorare. Dolores è ancora ferita. Ci vorrà del tempo prima che si riprenda. Ted ha fame e gli diamo ancora da mangiare. Ok, sono sempre tutti troppo deboli. Da quando ci siamo rifugiati nel nostro bunker antiatomico, quell'altra porta segreta in cui non ci lasciava in pace. Perché lì? Dove conduce? È ora di scoprirlo. Andiamo con il fucile e le pallottole. Vediamo dove ci porta. Ok, abbiamo sparato. Che caspita è successo? Abbiamo capito che il modo migliore per essere sicuri che niente e nessuno ci salti addosso nella stanza misteriosa era dare un calcio potente alla porta e iniziare a sparare. Ok, la stanza era vuota. Ok, bene, abbiamo rischiato anche di ferirci. Allora, diamogli da bere a tutti. Ted ha sempre fame, ammazza quanto mangia. Ok, allora, abbiamo imparato una lezione preziosa recentemente. Se non fai nulla contro gli scarafaggi in casa ti ritroverai con più scarafaggi, non è il massimo. Usiamo il libro, va. Usiamo il libro. Giorno 27. Oh, abbiamo eliminato gli scarafaggi. Abbiamo vinto la battaglia e forse anche la guerra. Ok, Timmy soffre sempre. Ted sembra essere con una gamba nella tomba. Dobbiamo dargli da bere. Ok. E vabbè, diamo da bere a tutti e via. Speriamo che uno almeno di loro si riprenda. Ok. Sempre peggio, signori, sempre peggio. Timmy dovrebbe essere curato al più presto. Ted tossisce. Non diamo nulla a nessuno. Allarme, qualcuno sta cercando di scassare la porta e non è un rapinatore solitario, è tutta la banda. Faremmo bene a essere pronti, altrimenti finiremo morti o peggio. Vai col fucile. Vai col fucile. Giorno 29. È morto Ted. Accidenti, è morto Ted. Ted davvero non stava bene, avremmo dovuto medicare le ferite. Quando ha contratto un'infezione era troppo tardi.
Ok, le munizioni per fortuna ci hanno salvati. Dolores non è migliorata. Diamo da mangiare a tutti. Quando abbiamo sentito bussare alla porta, abbiamo trattenuto il respiro. Dagli questo. Ho bisogno di un medikit. Ho bisogno di un medikit. Sperando che è finita, ragazzi. Bene, e vai. Ci hanno uccisi tutti quanti. Le ragazzine erano molto simpatiche e i suoi prezzi ragionevoli, perciò abbiamo fatto un affare molto intraprendente. Davvero, non è facile portare a casa, non è facile portare avanti l'attività anche alla fine del mondo. Siamo davvero sorpresi. Ci sembrava che le lesioni subite da Dolores non erano gravi. Caspita, adesso che avevamo il medikit potevamo curarla. Niente, sono morti. Sono morti entrambi e Timmy è andato completamente fuori di testa. E vabbè. Niente, ragazzi. Sono resistito un mese. Va bene, signori. Direi di concludere questo episodio di 60 Seconds qua. Io ho provato a fare del mio meglio, però è la prima volta che giocavo. Come sempre, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su 60 Seconds. Alla prossima, ragazzi!